Sul terreno di gara insieme agli studenti dell'Istituto Morvillo Falcone. Inizia così l'avventura degli atleti disabili nella 7ª edizione della giornata nazionale dello sport paralimpico. In contrada Masseriola a Brindisi, il Palapentassuglia ospita una manifestazione all'insegna dei valori positivi, la solidarietà, l'impegno e la capacità di superare gli ostacoli della vita. Attraverso il basket in carrozzina, il tiro con l'arco, il calcio, il tiro a segno, Brindisi per il secondo anno consecutivo diventa una delle 9 città protagoniste dei giochi paralimpici inseriti nel progetto Il cuore che illumina lo sport, che promuove e sostiene lo sport praticato da persone diversamente abili. Testimonial dell'edizione 2012 la scuola Morvillo Falcone, un sodalizio voluto per un appuntamento che rientra nel calendario di Brindisi Capitale dell'Antimafia, patrocinato da Comune Provincia di Brindisi, Regione Puglia e CONI. Noi oggi qui abbiamo ospitato le Paralimpiadi le abbiamo inserite in un contesto che va anche più di quello della giornata della legalità, capitale della legalità. Noi lo abbiamo fortemente voluto anche inserire nel calendario del 2014, quando diventeremo appunto città europea dello sport, per cercare di dare più forza al CIP, al nostro comitato paralimpico, perché oggi hanno dimostrato di essere veramente bravi. Abbiamo un grande fermento in tutta l'impiantistica sportiva del Masseriola ed è quello che noi vogliamo auspicare per la nostra città anche per il futuro.